nuestro festival, la prima edizione del nostro festival sulla narrazione. E io sono Luciana Mattei, di Mamma, e questo evento è dedicato a una storia molto bella, molto particolare, che vengo a raccontarci Livia Paventi, che è un giornalista della Sette, firma di Repubblica. E... Oh, mi avete dato doppio lavoro? Ma... No, noi pensavamo che firmasse Repubblica. Giornalista della Sette. Allora, Livia Paventi è un autore che ha scritto già altri libri che racconta il mondo attraverso il calcio, come il caso di Livia. E di storia a pallone, la ragione c'è davanti. La storia di cui ci parlerà stasera è la storia che abbiamo tutti quanti o sentito dire, o come me, io ero una bambina, ce l'abbiamo in memoria, è la vicenda di Luciano De Cecconi, giocatore del Lazio del 74, dello scudetto. È una storia che ha una vulgata che tutti più o meno abbiamo in mente. La cosa bella è che proprio nello spirito di questo festival, lui innanzitutto deve raccontarci una storia, deve raccontarci una storia da un altro sguardo, sotto un altro punto di vista. Viene a raccontarci, è come se quando io ho letto il suo libro, è come se da un drone ci si alzasse su una realtà e si guardasse uno spazio più ampio. Quindi una storia che racconta il mondo di quegli anni, degli anni 70, e di un periodo della nostra storia repubblicana molto particolare. Il libro aveva un volto bianco ritirato, è edito da Tunuera, la casa editrice di Latina, e stasera qui con noi anche Massimiliano Clemente, e che ringraziamo particolarmente, poi chiacchiereremo un po' alla fine del racconto, per averci regalato all'inizio, quando eravamo circolo filoppa, eravamo proprio piccolini, ci ha regalato lo slogan Potere alle storie. E ieri sera abbiamo parlato al cinema Oxer, abbiamo proiettato, non so verso uno di noi, ha detto che dopo Potere operaio, Potere alle storie, lo slogan più rivoluzionario che lui abbia mai sentito. E io penso che questo, insomma, fa onore. E niente, io adesso mi siedo, lascio la parola a lui che ci racconterà questa storia. Grazie. Parlerò poco di calcio, quindi non vi aspettate che io mi metta a parlare molto di calcio, perché non sarà così, ma insomma. Andiamo veloci, non sarà una presentazione, non vi aspettate la domanda, la risposta, perché l'hai scritto, perché non l'hai scritto. Vi racconto una storia. La storia di quest'uomo qua, che si chiamava Luciano De Cecconi. È nato il 1 dicembre del 1948, io mi emoziono ogni volta, scusate. È nato il 1 dicembre del 1948 vicino a Milano, in un posto che si chiama Nerviano, nell'Interland di Milano, è vicino a dove facevano l'Expo, per capirci. È un milanese di questi tosti, pratici, è nato, detto, nel 48, subito dopo la guerra, è quell'Italia con le pezze al culo che deve uscire dalla guerra, la famiglia è numerosa, sono quattro figli, una famiglia di mezz'arte, il padre fa anche il muratore, la madre è casalinga, non hanno di che mangiare, mangiano latte a colazione, pranzo e cena. Latte con i biscotti, latte col riso, latte con le patate la sera. E lui è costretto a cominciare a lavorare molto presto, a 10 anni, già col fratello, ripara i ferri da stiro, fanno delle esistenze. E in realtà possiamo cominciare, noi faremo vedere le fotografie, man mano ci sono di Marcello Gerbetti, che è stato un grande fotografo degli anni 70, uno dei più grandi, di calcio e di cronaca, e mano a mano vedremo delle foto che ci aiuteranno a raccontare questa storia. Qui possiamo scorrere con la prima cartella, vedrete delle foto di De Cecconi adesso. E vi dicevo, ha cominciato a lavorare da ragazzino in una autocarrozzeria, fa il meccanico, va molto presto a lavorare, si sveglia alle 4 del mattino per andare a lavorare e avere il pomeriggio libero per andare ad Avenazzi con la sua squadra, che prima si chiama Aurora Cantalupo, poi provare.
e sta diventando forte questo ragazzo. Gioca al Foggia, vanno su e giù Serie A, Serie B, e poi Maestrelli è l'allenatore con cui avrà una vita in simbiosi. Moriranno praticamente a un mese di distanza uno dall'altro, e Maestrelli lo porta da Foggia a Roma, e poi finiranno praticamente per finire insieme a un mese di distanza. Va alla Lazio, è forte, ha vari soprannomi, insomma, adesso parlerò dei soprannomi che è importante. Lo paragonano a Netzer, è un calciatore della Germania degli anni 70, mi sentite? Devo avvicinare i tuoi microfoni. E vince il campionato. La Roma non si è mai vinto un campionato, l'ha vinto la Roma in tempo di guerra, ma insomma, diciamo, da quando si gioca a pallone, una squadra, un vero campionato non l'ha mai vinto. E lo vince la Lazio nel 74, con una squadra un po' pazzoide, che io, citando uno scrittore spagnolo che si chiama Javier Marías, ho definito di pazzi, selvaggi e sentimentali. E qui possiamo andare sempre alla cappella 1, laddove c'è tutta la squadra, insomma, questo è... E questa è questa squadra, gente che ha la pistola nell'armadietto, si lanciano col paracadute, hanno fatto un poligono di tiro al campo, si spostano sparando, spengono la luce della camera da letto sparando ai lampadari. Una volta hanno sparato dentro lo spogliatoio, un proiettile è entrato dentro lo spogliatoio dell'allenatore. Che cosa è successo? Un'altra volta in questa specie di poligono hanno sparato, il colpo ha attraversato la via Aurelia e il proiettile si è infilato nella stanza di un ragazzo di Sabbia, sono arrivati i carabinieri, che cosa fate, che cosa è successo? È una squadra manesca, è una squadra anni 70. È andato anche ai campionati del mondo, Rececondi, nel 1974, anche se non ha mai giocato. A ottobre del 1976, quando la squadra non è già più forte come prima, perché è una squadra che consuma molto rapidamente la sua gloria, Rececondi ha un infortunio grave, non si capisce quanto dovrà stare fermo, 3, 4, 5 mesi, non si sa se potrà giocare a pallone, non è così facile recuperare come adesso, infortunio col Bologna. Rimane fermo fino a gennaio, quando poi una pomeriggio gli dicono: senti, stai bene, puoi tornare a giocare. È il 18 gennaio del 1977. Lui ha saputo che la domenica successiva la Lazio giocherà con Cesena, verrà convocato. Giocherà, magari non dal primo minuto, ma giocherà ed è molto contento. Qui entra in campo l'altro nostro protagonista. La cartella è la sua. Si chiama Bruno Tabocchini, è un orafo, anche lui ha una storia un po' parallela a quella di Rececondi, perché viene anche lui dalla provincia marchigiana di Porto Recanati, ed è un altro con le pezze al culo. Anche lui ha perso il papà da piccolo, sono diversi figli, vengono a Roma per sbarcare il lunario, hanno una lira e devono... vivono vendendo tessuti a casa della nonna, cioè non hanno neanche un negozio. Lui è dovuto andare a lavorare da ragazzino, anche lui, 12, 13, 14 anni, che faccio, che non faccio, non mi va di sporcarmi le mani come fare Rececondi col grasso delle macchine, non voglio fare una cosa che quando torno a casa sono sporco. Decide di fare un lavoro più certosino e fa l'orafo. È sfruttato all'inizio, lo pagano, la nonna dà i soldi al gioielliere, lavora in due gioiellerie dalle parti di Prati, la nonna dà i soldi al gioielliere perché sembra che sia lui a pagarlo e lui non si scoraggi, non decida di rinunciare al lavoro. Negli anni 60, nel 1963, smette di fare il garzone e poi sostanzialmente il lavorante per altre gioiellerie e si apre un negozio che all'inizio è solamente un laboratorio e poi apre e poi diventa aperto al pubblico. Ci lavora lui da solo, lo aiuta la moglie che però
ora mi pare l'avvocatura dello Stato. Quindi fa tutto da solo. E questo negozio è tutto per lui, è tutta la sua vita. È in via Francesco Saverio Vitti, che è in un quartiere nuovo di Roma, che è Roma Nord, il Fleming. È nuovo, vicinissimo al campo d'allenamento della Lazio, che è lì sotto, loro sapevano anche di quinto. E questo quartiere, vorrei che siate concentrati su quello che vi dico, è il feudo della Lazio, per come potrebbe essere Garbatella o Testaccio per la Roma, il quartiere Fleming lo è per la Lazio, ma lì, mentre Garbatella o Testaccio lo sono, perché tutti sono tifosi della Roma, qui questo è il quartiere dei calciatori della Lazio, perché abitano lì, si ritrovano lì la mattina e la sera, sono amici di tutti i commercianti, abitano lì. Li conoscono tutti, vanno in questo bar in piazza Monteleone di Spoleto, Ghinaglia si mette a servire il caffè, vendono le caramelle. Cercone, la sera prima di morire, fa il giro dei commercianti. Credo che un macellaio gli presti addirittura dei soldi per iscrivere la moglie a scuola guida. È un quartiere che tuttora ha questa dimensione di feudo della Lazio, nel senso ci ha abitato Zoff quando ha allenato la Lazio, ci ha abitato Zeman, ci abita tuttora quando ha allenato la Lazio, credo che Inzaghi, l'allenatore della Lazio, abita il quartiere, se non si è spostato recentemente. Quindi questo è il posto dove avviene quello che vi sto per raccontare, la nostra storia. L'altro fatto è quando siamo. Noi siamo, vi ho detto, alla inizi del 1977, sto cercando una foto, intanto di qua, scusate, mi improvvisiamo un po', siamo in televisione. Cartella 4. E anche poi volendo anche 5. Questa è l'Italia del 1977, io penso che tutti qua conosciate questa fotografia, una foto scattata a Milano in via degli Amici, siamo a Roma, insomma, ci sono poliziotto, non da questo che spara, peraltro, si chiamava Giuseppe Memeo, detto il Terrone, che ucciderà poi il gioielliere Torreggiani, che come sapete per il suo figlio è stato condannato all'ergastolo Cesare Battisti. Ma questa è un'altra storia. Questa è l'Italia di quel tempo. Queste sono delle foto 12 maggio 1967, quando viene uccisa a Roma Giorgiana Masi. È 18 gennaio 1977, vedete, questo è l'anno più nero della storia della Repubblica, è l'anno più violento. È quell'anno terribile che comincia con a febbraio, con la cacciata di Moro dall'università. Credo che le Brigate Rosse facciano il primo omicidio a Roma nel gennaio del 77, non c'è nel libro, lo guardate, credo che non ci sia, un ispettore delle carceri che si chiamava Traversi. Viene ucciso nel gennaio del 77, esattamente un mese dopo comincia questo anno terribile con la cacciata di Moro dell'università, di Lama, il segretario della CGIL, stiamo parlando del potentissimo segretario della CGIL che va all'Università di Roma e viene cacciato. L'autonomia operaria, gli anni metropolitani. Questo anno lunghissimo che arriva poi se vogliamo, fino al 1978, nel marzo del 1978, con il sequestro di Aldo Moro. Io ho riportato qui nel libro, poi li trovate, quello che succedeva in quell'anno, cioè nel gennaio del 77, pochi giorni prima che Recepconi muoia. Il procuratore generale della Cassazione inaugura, come si fa, l'anno giudiziario, riporta quello che lui definisce un quadro impressionante dell'ultimo anno sul fronte della criminalità. Sono 1591 omicidi, 9406 rapine, 286 sequestri di persona, 1 milione, quasi 1,5 milioni di furti, 952 violenze sessuali, 39 morti e 2.153 feriti nelle forze dell'ordine. A Milano, dove
dove io vivo, dopo un omicidio in zona via Padova, dove ci fossero stati quattro omicidi, quattro, vi ho detto il numero, quattro omicidi che potrebbero essere ucciso, 1591 in Italia. Dopo quattro omicidi che sono stati a Milano, Piazza Loreto, Piazza Loreto, allarme, criminalità, mettiamo le camionette dei soldati, ci passo la sera, sono le camionette dei soldati per evitare che si spari. Quattro omicidi, quattro, 1500. Questa è l'Italia, così la racconta Der Spiegel, questo giornale dell'estate del 77, l'Italia delle vacanze, una delle copertine più famose nella storia del giornalismo, almeno per quello che riguarda l'Italia, cioè i tedeschi vanno in vacanza qui, la pistola sopra il piatto di spaghetti. E è un'Italia violenta, la raccontano anche i film. Adesso non vi sto a fare tutti i titoli, io l'ho portato qui un paio di locandine, sono un pasticcione, ma insomma adesso la trovo. Sono dei film, secondo me, più belli e più famosi. Nell'ultimo anno è morto pochi giorni fa il regista Lenzi, qualche mese fa Thomas Milian, che è questo. È un'Italia raccontata anche dai film, cioè quella dove quando esci la sera non sai quello che ti può succedere. Vi ho portato anche un'altra locandina. Questo film è di qualche tempo dopo ed è ispirato a questa nostra storia. È comunque sempre in quel filone. Il regista Giuliano Montaldo dirà di essersi ispirato alla figura dell'orafo. Adesso Nino Manfredi in questo film fa per ragionieri fa i contatti e tirato dal nord verso Roma, quindi un processo contrario. Ma insomma questa che poi finirà con uccidere un bandito, ma insomma che ha sparato, non mi sto a fare la storia del film. Ma questa è quell'Italia, l'Italia dei film, che vi ho detto, l'Italia. Le foto ci sono ancora, io non so se da quanto l'hai vista, cappella 5, insomma. Queste sono delle foto di rapine e poi arriviamo alle foto successive in cui si vedrà gli affari e Moro, ma insomma ve l'ho raccontata. Arriviamo alla nostra storia, ci siamo fermati al 18 gennaio del 1977. E Rececconi ha saputo che può tornare a giocare a pallone, quello che sa fare, quello che vuole fare, è contento e va in questo suo quartiere che conosce bene, fa il solito giro dei commercianti, c'è già stato la mattina, ha un appuntamento con un macellaio che è il padrino del figlio. Questo macellaio è ritardo, è tanto sulla pontina. Credo che arrivi da Pomezia, non arriva, e il negozio a fianco è di un profumiere. Il profumiere è stato già due volte quella giornata nella bottega orafa di Bruno Tabocchini, prima perché ha comprato un oggetto per la prima comunione, poi dopo ci è riandato perché quello gli aveva chiesto di metterci le iniziali e poi gli ha detto però mi devi portare due flaconi, due spray che mi servono per la... rendere più pulito qui l'ambiente del negozio. E allora, visto che il macellaio non arriva, dice a Rececconi e all'altro calciatore che si chiama Piero Ghedin, era un amico caro di Rececconi, dice, senti, visto che questo non arriva, accompagnatevi. È gennaio, loro si incamminano, piove un po' e entrano in questa gioielleria. La gioielleria è grande, 2,5 metri da muro a muro, possiamo tornare sulle foto delle Rececconi. Da muro a muro sono 2,5 metri, è un buco. Io sono andato, è più o meno uguale, adesso c'è un negozio di ottica. Dal bancone a vetrina sono 2,10 metri, 2,10 metri sono i due passi miei, cioè più vicino da quanto sia io al proiettore adesso. E dentro ci sono molte persone. Sono 9 persone a quel punto. Quindi vi sto dicendo un ambiente minuscolo dove dentro ci sono 9 persone con 3 bambini. Perché c'è
il figlio dell'orco che sta facendo i compiti nella robotica, c'è un altro macellaio del quartiere, non quello che aspettano loro, con i due figli che vanno a comprare un orologio, poi c'è la moglie del gioielliere, c'è il recepponi, c'è questo altro calciatore che in, e c'è il profumiere. Il gioielliere, in questo clima che vi ho fatto vedere, forse vi sarà sembrato noioso, ma insomma mi serviva per capire, è uno che ha subito già, ha già sparato due volte. Ha sparato due volte nell'ultimo anno. Una prima volta lo hanno provato a rapinarlo. Ha subito diverse rapine, dice, lo hanno chiuso una volta, legato, imbavagliato nel sottoscala. Ha sparato una volta e ha quasi ucciso il bandito, che è un balordo di prima valle, l'ha colpito al fianco, poi l'ha disarmato, non ti muovere, se non ti ammazzo. L'associazione Romana Ora gli ha dato una medaglia per questo gesto. Ha tre pistole, una la tiene sempre nei pantaloni, senza sicura, pronto a sparare, un'altra ce l'ha nel cassetto, poi ne ha anche una terza. La pistola che tiene nei pantaloni è uguale a questa, una pistola tedesca che si chiama Bauer. Ha sparato già dentro due volte, la prima volta dentro il locale, ve l'ho detto, la seconda si è confuso. Ha sentito urlare fuori dal bar, era andato a prendere un caffè, ha pensato che stessero scippando la moglie, è uscito, ha sparato in aria. Aveva invece in realtà provato a scippare un'altra donna. Comunque lui vive in un'ansia molto grande, perché pensa che i complici di questo bandito di Prima Valle, che lui ha ferito, vogliano vendicarsi. E quindi sta lì, armato, in guardia sempre. È un periodo talmente difficile per i gioiellieri quello, che c'è proprio un movimento di lobby, dell'orafi, perché possano avere l'assicurazione, perché le compagnie di assicurazione sono contrarie a dare a fare polizze, a dare assicurazioni ai gioiellieri, perché vengono rapinati praticamente tutti i giorni, non è un buon affare. Talvolta impongono dei costi così alti che i gioiellieri preferiscono rinunciare. Questo fa sì che i gioiellieri si difendano e sparino e che ci siano rapine mortali, non dico tutti i giorni, ma quasi tutti i giorni. Quel pomeriggio, poco prima che Recepponi entri in gioielleria, a Trastevere, in Via del Moro, hanno sparato un gioielliere e l'hanno quasi ammazzato. Il giorno in cui comincerà il processo, a Verona viene ucciso un gioielliere. È importante questo, perché è il clima che poi deciderà l'essere. Recepponi e questo calciatore profumiere entrano dentro la gioielleria, dicono qualcosa, adesso è molto controverso. Il gioielliere dice, le testimonianze sono diverse, quello che dice il gioielliere ve lo farei vedere in un video, spero che si senta bene, ma prima di farlo partire, che lui lascia Marrazzo, il padre di Marrazzo, che poi è stato presidente della regione, Joe, che è uno dei più grandi giornalisti che si siano occupati di criminalità organizzata. Lui racconta, prima che venga arrestato a Marrazzo, questa cosa, racconta la dinamica di quello che è successo. Proviamo? Se, proviamo, se non va ve lo dico io. È entrato un mio cliente che accettava tra l'altro, portandomi a una profumeria e mi portava due campioni di deodorante, gli avevo richiesto una rapina. Questo signore si è presentato alla porta insieme a due signori. Sei tranquillo, ormai, ma lo conosce, lui si è ricordato e non mi ha detto niente. È entrato dentro. Come sono entrato dentro altre volte, gente di cui dubitavo la verità, però non è stato così. Come è stato dentro, ha detto, nessuno si muove la mattina. Questo era il secondo. Ma io non lo conosco, non parlo mai, non mi piace il pallone, non l'ho mai visto, non si fanno mai a vedere il partito. Erano amici del problema. Ma erano amici del problema, io dico, non l'ho mai visto. Allora, ma non l'ho mai visto, non mi interessa di sport, pallone. Mi piace lo sport, ma non mi piace il pallone, non l'ho mai visto partire il pallone. Non conosco il secondo, non conosco nessuno però il pallone. A quel punto vedi che hai estratto la pistola del secondo? No, ma l'ha tolto,
io non la tengo in gioco, ho già subito una rapina, io un anno fa ho subito una rapina e con la stessa tecnica. E anche allora ho sparato. E quindi ha sparato contro. Ho sparato contro le circondi, ho sparato. Ma questo che poteva sparare a me. Quanti colpi? Un colpo, no? Come mi cadere. Dico, ma non scherzo, non scherzo. Ma che si scherzi in questa maniera? Lui dice di aver... Forse ho cambiato microfono. Scusate. Lui dice di aver sentito questa frase. Fermi tutti, questa è una rapina. Si è spaventato, è l'ora brutta, alle 7:30, ha già subito una rapina, aspetta la vendetta dei complici del bandito del Limanale e si va. La moglie anche, che è lì dentro, dice di aver sentito questa frase. Il macellaio, che è lì con i due bambini, dice di aver sentito una frase simile, non si ricordano le parole precise, ma insomma il senso è questo, per minuti una rapina. Il calciatore che corre i cerconi fa un po' di confusione. Sì, è stato uno scherzo, una rapina, bar, non lo so, poi ritratto. Sì, la sua testimonianza si annalla. Il profumiere che è con Rececconi dice di non aver mai sentito questa frase. Non aver mai sentito è una rapina. Il magistrato che si occupa di questa vicenda si chiama Franco Marrone, è un magistrato di estrema sinistra, vicino ai gruppi della sinistra extraparlamentare, ha avuto guai con la stessa procura di Roma, che quel tempo è il porto del Nebbio. Dice, arrestiamo la polizia e fa una sola domanda. Quando la polizia lo chiama, lui fa il magistrato di turno e dice, chiede, Rececconi era armato o disarmato? E la polizia risponde, no, Rececconi era disarmato. Dice, allora arrestate il gioielliere. E il gioielliere viene arrestato. A questo punto comincia il processo. Il magistrato ritiene che ci siano prove sufficienti al punto da poter istruire un processo e condannare senza un'ulteriore istruttoria, non si mette a interrogare, per cui la vicenda è chiara, il gioielliere è accusato di eccesso colposo di legittima difesa, abbiamo le foto del processo. Allora, intanto se vuoi velocemente possiamo vedere la cartella 7. Questo è il calciatore che si chiama Ghedin, che credo sia tuttora l'allenatore della nazionale maltese. E... vedete come erano vestiti? No, perché c'è chi dice no, ma Rececconi aveva un casco, aveva il bavero alzato, sì, aveva il bavero alzato, ma aveva un lordo, copriva al massimo il collo. Nella foto successiva credo che ci siano loro. Lui riesce da così. Sì. Ti dicevo. Andiamo alla cartella 11. Sto andando un po' veloce, ma insomma, facendo pure un po' di confusione. Ma. Questo è il processo. Si va al processo. C'è un movimento molto forte dell'opinione pubblica e dei giornali perché da pochini venga liberato, è in prigione. L'Italia vive in questa ansia di rapine che vi ho raccontato. C'è un giornale che si mette a raccogliere film, filmano anche le suore perché lui possa uscire di prigione. Ho chiesto al giudice che è ancora vivo, che si chiama Severino Santiati, che è stato uno dei più grandi magistrati del Palazzo di Giustizia di Roma, farà anche il processo Moro. Più avanti dice cosa si ricorda di Gabocchini, questo è l'avvocato di Gabocchini, che pregava sempre. Cioè, era un uomo che pregava sempre. Insomma, viene fatto questo processo. E alla fine, dopo 3 settimane, un processo rapidissimo, da pochini viene assolto. La sentenza, le pagine io le cito nel libro, insomma, sono molto brevi le motivazioni. Cominciano dando il clima, cioè, la storia, le motivazioni della sentenza cominciano raccontando il clima che c'è in Italia. C'è una sentenza che deve tenere conto dell'ordine alla rue, cioè dell'ordine dentro le strade. Una sentenza, quindi è un fatto che viene a Roma nel 1977, non in Svezia nel 2017, con 1500 morti in mezzo alla strada.
alla fine di questo processo rapidissimo, molto controverso per i motivi che vi ho detto, perché le testimonianze sono controverse, perché il profumiere, che è quello che l'ha accompagnato lì, che non è amico di nessuno, se volete amico di entrambi, che viene considerato il testimone più genuino da parte della procura, ha detto di non aver mai sentito questa frase, una rapina. Tapocini viene assolto, scarcerato. È stato un processo veramente rapido, in meno di 3 settimane, con qualche errore. Per esempio, arrestare il gioielliere non è stata una mossa, a mio avviso, questo lo dico io, insomma, molto azzeccata. Adesso avete visto recentemente, mi pare l'estate scorsa, in primavera c'è stato vicino a Lodi un oste che ha ucciso un bandito romeno, non è che l'hanno arrestato, gli dà il fucile e rimane, ovviamente sono passati 40 anni, ma insomma non fa altro che esacerbare quello che è il clima in quei tempi. Comunque lui viene assolto, dice: io me ne vado da Roma, non aprirò mai più il negozio, non voglio avere più a che fare con pistole, gioielli, oreficerie, banditi e così via. Vi ho detto che questo processo dura 3 settimane, scarse, credo 18 giorni. Nel 1970 o 71, lo trovate nel libro, non mi ricordo, è successo un fatto simile a Roma, alla ragioneria, l'ufficio cassa del Ministero di Grazia e Giustizia, si chiamava ancora così, dove 2 calciatori della Strea, che però sono anche agenti di polizia penitenziaria, sono andati a riscuotere la 14ª. Non sono in tuta, quindi non sono vestiti da agenti di polizia penitenziaria. Il piantone non li ha riconosciuti. Loro hanno detto una frase tipo: sembra leve, a questo se lo mangiamo. E lui ha sparato col mitra e li ha uccisi. Tutti e due. È un fatto successo, adesso bisognerebbe vedere il libro, ma lo trovate, dal 70 al 71, non ricordo bene la memoria. Nel 77 questo processo non è ancora cominciato. Ancora stanno a discutere se è un omicidio doloso, colposo, controllo eventuale. Quest'altro caso viene risolto in 3 settimane. La procura presenta i motivi, il pubblico ministero, questo Franco Marrone che vi ho detto, presenta, come si fa in questi casi, i motivi per fare il corso, per fare appello. La procura generale, vi ho spiegato di questo grande movimento di opinione pubblica che c'è all'interno del paese, questa lobby dei gioiellieri che è forte, che vuole che lavora perché vengano assicurati, ha dato una medaglia a Tapocchini un anno prima perché ha sparato a un bandito, è forte. Comunque la procura generale decide di non presentare appello, quindi la sentenza diventa definitiva e il caso si chiude praticamente in un mese. Il punto vero adesso è questo. Intanto non sappiamo bene cosa sia stato detto lì dentro, e questo vi ho spiegato appunto la discordanza delle testimonianze. Scriverà all'indomani, non è questo il giornale, all'indomani della vicenda, scriverà la Gazzetta dello Sport in un articolo, credo che sia citato, sembra che Bruno Tapocchini fosse l'unico all'interno di quel quartiere, in quel quartiere, a non conoscere i calciatori della Lazio, a non sapere che Fleming era una colonia della Lazio e a non conoscere le Cecconi. Cecconi è biondissimo, si riconosce a 100 metri di distanza, un'andatura un po' caracollante. Frequenta quel quartiere tutti i giorni, mattina e pomeriggio, è molto riconoscibile. Vi ho detto che il macellaio che fa angolo è il padrino del figlio, e quindi sta lì, dirà Gigi Martini, questo è un virgolettato suo, questo è del giorno dopo, sì, 19 gennaio, è del giorno dopo. Non è vero che il gioielliere non sapesse chi era Luciano, dice Martini, il nostro povero compagno sarà entrato almeno 100 volte nell'oreficeria e non si sarebbe mai sognato di fare qualche scherzo uno sconosciuto. Il giorno dopo Martini rettificherà, dirà: mai non ho detto esattamente così, ho detto che stava sul marciapiede ogni giorno e non era possibile che non lo conoscesse o che non lo riconoscesse.
Sergio Verrelli dirà: Tabocchini mi ha offerto un caffè, mi ha riconosciuto in un bar, questo bar che frequentano. Quindi c'è una prossimità enorme. Per lui sta tutti i giorni, è un campione, è biondo, ma qui c'è un'altra cosa. Quindi non solo frequenta quel quartiere tutti i giorni, l'ho spiegato, all'angolo c'è il profumiere, c'è il macellaio, i due hanno abitato nella stessa strada. Roma è grande, Roma è molto grande. I due hanno vissuto per un periodo, dove Cecconi ha appena cambiato casa quando muore, ma fino a pochi giorni prima è stato vicino di casa del gioielliere, non nello stesso palazzo, del palazzo a fianco. Ma nel palazzo gioielliere abitano due calciatori della Lazio. Nel palazzo gioielliere, vi posso dire la mia, evidentemente. Cecconi è morto, gioielliere non ha appena compiuto 80 anni. È un palazzo, è un complesso residenziale fatto di quattro palazzi con una piscina al centro a forma di fagiolo. All'interno di questo complesso residenziale abitano due calciatori della Lazio. Uno è Lopez, che è molto amico di Recepconi, ed è stato Recepconi che abitava nel palazzo vicino a trovarli casa. A dire: ma è quella lì affittano, vai, le mogli spesso quando loro vanno a giocare condividono, una va a casa dell'una e dell'altra, insomma, si scambiano, dormono insieme. C'è anche un altro calciatore della Lazio che abita in quel palazzo, che si chiama Nando Viola, che credo abbia studiato anche con legge col figlio minore di Tabocchini, che è morto poi molto tempo dopo un incidente stradale a Viale Paioli, e Parabrezza gli ha reciso la giugulare in un incidente cadendo. Perché poi questa è una storia veramente. Questa Lazio di quegli anni lì, che secondo me è una squadra unica, si porta dietro anche questa sua maledizione. Ci sono le foto del funerale, Enrica, che sono cartella 10, giusto per far vedere. Vi ho detto di questi due che tra l'altro hanno vissuto in... Questo è Ale Cecconi. Io non lo conosco, non l'ho mai visto, non so chi sia. Questo è Ale Cecconi a Roma, lui è all'Evo, quindi tra l'altro dalla parte opposta. Io non voglio trovare una soluzione, non voglio neanche ci trovare un carnefice. Sono passati 40 anni, da pochini a 80, e nel caso non si può aprire un delitto colposo, non si potrebbe riaprire la sentenza definitiva. Ma quello che volevo dire era instillare questo dubbio, che cosa è successo veramente lì dentro. Cioè, tra l'altro c'è un altro fatto, io ho messo. Il gioielliere, quando tira fuori la pistola, quella Walter che avete visto, la punta prima verso Chiellin, non verso Cecconi, poi fa questo movimento della mano e spara questo colpo che uccide Cecconi. Io, se mi sento minacciato da due persone, tendenzialmente, credo, non so, non mi ci sono trovato, non ho mai avuto una pistola in mano, ma penso che la punta è lei verso la fonte della minaccia. E quindi c'è anche da capire chi ha parlato lì dentro. Ghedin non ha mai voluto parlare con la famiglia di Cecconi. Lo hanno cercato, ricercato. Il figlio, una volta, quando lui è stato vice di Trapattoni della nazionale italiana, è andato a trovarlo nel ritiro della nazionale, l'ha quasi scansato. Prendi il biglietto con cui vedere la partita e non stare a rompergli le scatole. Chi ha parlato? Allora, non voglio risolvere questa storia. Voglio semplicemente. A me una cosa dà fastidio, dire è stato uno scherzo. Questa roba qua a me irrita. E poi, insomma, quello che io non sopporto, ve lo dico dopo, dai. Insomma, più o meno. Insomma, a me quello che dà fastidio è i soprannomi contano nella vita, questa è una cosa che mi sono scocciato. A me piacciono i soprannomi, ho fatto la cronaca, mi sono occupato anche di mafia, di indrangheta, mi piacciono proprio i soprannomi, c'è una passione, li do anche i soprannomi, a volte anche molto stupidi. Questa squadra qua, di pazzi, selvaggi e sentimentali, ha dei soprannomi, cioè Chinaglia, che è un po' il deus ex machina della squadra, lo chiamano Long John Silver, perché è il pirata senza paura che le combina di tutto. Wilson, che è il capitano, lo chiamano il padrino perché ha dei modi un po' mafiosi.
Sergio Petrelli, che è quello che ha portato le armi, le pistole, i fucili dentro la squadra, lo chiamano il Perro, come se fosse un personaggio di Sergio Leone, degli spaghetti western. Martini è il comandante, perché gli piace volare, buttarsi col paracadute. Recepponi in questa squadra qua è il saggio. Lo chiamano il saggio, perché è uno che ha la testa, perché non fa cazzate. Poi le avrà fatte, sicuramente avrà anche scherzato. Può darsi che abbia anche scherzato lì dentro, ma magari con una persona che conosceva, che mai si sarebbe aspettato che gli sparava. Ecco, a me dà fastidio che uno che una persona di 28 anni che ha pagato con la vita, non so bene cosa abbia fatto lì dentro, si sconti anche la damnatio memoriae per sempre di passare come un coglione, come lo scemo, ho detto un po' di parolacce, ma non ci sono tanti bambini, come lo scemo del villaggio, come quello che è arrivato dal paesotto in provincia di Milano, sta a Roma, si sente un dio, c'è un pezzo di Bevilacqua. Ho riportato nel libro che dice sostanzialmente questo. Cioè, questo si sentiva un dio probabilmente, pensava che lo dovessero riconoscere per forza. Ecco, a me dà fastidio molto questa cosa e questa è un po' la chiave del libro. Poi ognuno, se lo avete voi, lo leggerà e troverà una sua chiave. Ma insomma, questo era cercare, oltre a raccontare una storia di un periodo che a me piace, era anche un po' cercare di riportare un'immagine vera su questo calciatore così disgraziato. Ho parlato con qualcuno di voi e mi ha detto, ma in fondo è un antieroe. Forse è un antieroe, non lo so. Comunque, sicuramente è il calciatore più disgraziato della mia squadra, che sconta per il resto del suo tempo questa colpa, che io non sono sicuro che abbia commesso. Ecco, questa è la storia che volevo raccontarvi. Spero che salga qualcuno a salvarmi e sono disponibile.